La Sì, prima ma non è stato vero. Okay, welcome back. Bentornati. So this presentation is called Transmedia Workflow. Quindi questa presentazione è intitolata Il flusso di lavoro del transmedia. This is the first time I'm presenting this, so bear with me. Quindi ed è la prima volta che presento questo progetto, insomma, questo aspetto, quindi insomma, tollerate un po' il tutto. There isn't one way of doing things. There are many ways of doing things, obviously. Ovviamente non c'è un unico modo di fare le cose, ci sono più modi. But I just wanted to put together some samples of tricks that we've learned over the years to help you guys. Ma volevo solo mettere insieme un paio di trucchi che abbiamo scoperto nell'arco degli anni e condividerli con voi. So I figured we'd start by asking the question, what is transmedia? E quindi giustamente iniziamo dalla domanda, che cos'è transmedia? It's a term that gets thrown around a lot, and we should just quickly discuss what it means. È un termine che viene utilizzato su più fronti, quindi credo che sia importante andare ad analizzare qui che cosa vogliamo intendere con transmedia. Does anyone know what it means? Qualcuno sa che cosa significa transmedia? Because I kind of don't. Perché io in un certo senso non lo so. So it's a tough question because there are a number of ways to describe what transmedia is. Ed è una domanda difficile a cui rispondere perché ci sono vari modi per descrivere il transmedia. But it's easy to describe what it isn't. Ma è facile descrivere che cosa non è. First of all, transmedia doesn't mean just transplanting a story from one platform to another. Innanzitutto, transmedia non significa trapiantare una storia da una piattaforma a un'altra. For example, books have become movies and comic books have become toys for years and none of that was ever transmedia. Per esempio, i libri sono stati trasformati poi in film, così come i fumetti hanno prodotto poi giocattoli, per esempio. Questo avviene da molti anni, non si è mai definito questo fenomeno transmedia. And transmedia doesn't mean a video game necessarily either. E transmedia non significa neanche necessariamente un videogioco. A lot of people that we talk to just think that transmedia means make your property into a video game, but there are many other ways to be transmedia. Tante persone con cui parliamo pensano che transmedia significhi semplicemente trasformare la propria proprietà in un videogioco. Non è questo necessariamente. However, video games are awesome. Però ovviamente i videogiochi sono una gran cosa, So then what is it? Che cos'è? So again, there's a number of different definitions out there, but this one works best for me. Ci sono varie definizioni che si utilizzano, però io vi illustro la definizione che io credo funzioni meglio. Transmedia uses the appropriate technology to reflect the big picture. Quindi il transmedia utilizza la tecnologia appropriata, adeguata per riflettere l'immagine, il quadro grande. So it bridges the fragmented media landscape using the appropriate story for the appropriate device. E quindi praticamente crea un ponte in questo settore frammentato dei media, creando la storia appropriata con i mezzi appropriati. So let's talk about story and narrative and interactivity for a moment. Quindi parliamo un attimo della storia, la narrativa e l'interattività. Because these are the keys to your transmedia property. Perché queste sono le chiavi per la proprietà transmedia. I remember as a kid hearing a quote from Walt Disney where he said anything can be animated. Ricordo una citazione da bambino, di aver sentito una citazione di Walt Disney che disse qualunque cosa può essere trasformato in qualcosa di animato. And as a kid I remember thinking no, not everything can be animated. Io ricordo da ragazzino che dicevo no, mica tutto può essere animato. But it's true, everything can be animated. Tutto cosa può essere animato. And I feel the same way about interactivity. Everything can be interactive. E mi sento lo stesso modo riguardo l'interattività. Tutto qualunque cosa può essere interattivo.
Storytelling, for instance, is as old as history itself. Il fatto stesso di raccontare le storie, no? È una cosa che è fin dai primordiali. And it's inherently interactive. Inerentemente interattivo. We don't have to do anything or change anything about storytelling. It's already interactive. Non dobbiamo cambiare nulla nel raccontare una storia, la è già intrinsecamente interattivo. And narrative gives us structure. Narrativa ci dà struttura. You don't have to necessarily have multiple endings or multiple outcomes for something to be interactive. Non è necessario che una cosa abbia necessariamente svolti o finali per sia interattivo. Although that's a great approach, many people's instinct is to have a tree of branching possibilities, but that's not necessary. Certo, questo è un buon approccio. Tendenzialmente si tende a voler avere ramificazioni varie di svolti, ma non è necessario. So it's okay to use a narrative to lead someone through a story in a particular way. Va bene utilizzare una narrativa per guidare una persona, no, in un racconto di una storia in un determinato modo. Always, always, always start with a core story. E io direi sempre, sempre, veramente sempre, bisogna iniziare con il cuore, la parte principale della storia. And stick to it, because this will become the Bible to your project. E bisogna starvi fedeli, e questo diventerà fondamentalmente la Bibbia, il proprio progetto, la base. It will help drive all of your decision making from the start to the end. Che poi guiderà tutte le decisioni che prenderanno dall'inizio fine. I always refer to this diagram. It's the hero's journey. Are you familiar with the hero's journey? Tendo a riferire a questo diagramma che è il viaggio dell'eroe. Lo conoscete? So it's an archetype in storytelling, like Ulysses or the Lord of the Rings or Star Wars, all take you on this hero's journey. È un classico, no? Pensate a Guerre Stellari o le varie storie principali, insomma, hanno sempre riferimento a questo diagramma, a questo schema, nel modo in cui si racconta la storia. So when it comes to transmedia, I always try to think of it as a user's journey. Quindi quando lo metto in un ambito di transmedia, cerco di pensarlo come il viaggio dell'utente. And although I haven't been able to develop an archetype myself, there's always a similar pattern that people go from one piece of media to the next. E anche se io ancora non sono riuscito a creare il proprio archetipo, devo dire che c'è sempre uno schema ben preciso, però le persone seguono nella per una storia. So when you try to solve your problems and think about the whole ecosystem, it will help your decision making. Quando si cerca risolvere un problema, pensare così a tutto il sistema che ti interessa, è utile il riferimento a questo diagramma. Just like in Big Brother, the example I just showed, we wanted to bring people from the broadcast to the online to the broadcast, so that helped us make those decisions. E così come nell'esempio che ho portato il Grande Fratello, volevamo che andassero dal programma televisivo, online, fare al programma, eccetera, ci ha aiutato a realizzare la struttura. So I'll take you through a bit of our process. I'm a creative director, so it'll be from a creative standpoint. E adesso voglio illustrarvi un po' il processo, il procedimento che seguiamo. Chiaramente io essendo un direttore creativo, lo farò vedere dal mio punto di vista. But I'm happy to answer any technical or production questions if you have them. Se avete domande tecniche sulla produzione, so this is everyone's instinctive process, the waterfall. Quindi questo processo della processo a cascata, okay, è abbastanza istintivo che hanno tutti. So you have a project to do, you take logical steps to a logical conclusion. Un progetto da realizzare, quindi fai dei passi logici per giungere a una conclusione logica. And in web design, this has been possible for many years. E nel web design questo è stato possibile per molti anni. You design the website, you get the brief, you design the website, you build it, the end. E fai il briefing per disegnare il sito web, lo realizzi, aggiungi alla realizzi il progetto, lo crei, ecco lì, finito. But when you try to take that same approach with transmedia, it ends up looking like this. Però quando si segue questo stesso procedimento nel transmedia, ecco che cosa si ottiene. Because there's too many moving parts to any given project. Perché ci sono troppe variabili all'interno di un progetto.
you always get stuck because you're waiting for this piece of this asset or this piece of content from this property to plug into this property, but it's not ready yet. I don't know how you're going to explain that. Un po' bloccato, stai aspettando che uno degli aspetti del progetto si possa incastrare con un altro che però rimane bloccato, che poi si deve incastrare con un altro e diventa tutto così, un impedimento generale. So the waterfall approach just simply doesn't work. L'approccio a cascata semplicemente non funziona. Therefore, we must think in terms of iterations. Bisogna pensare in termini di iterazioni. Everyone will find their own way of doing this. They'll name the steps differently, but the most important thing is to work iteratively. E tutti possono trovare vari modi di definire i vari passi all'interno del procedimento, però l'importante è sempre lavorare in maniera iterativa. So the reasons you would want to take an iterative approach? Per cui è utile un approccio attivo. Is that it gets everybody on the same page of what your final product is going to look like. E che tutti poi focalizzano sulla pagina, sull'aspetto finale che avrà il progetto. You always have some form of your product in some version to show. Hai sempre il tuo progetto quantomeno ha sempre almeno una qualche forma da poter mostrare. And it also allows you to fail fast and often. Ti permette anche di fallire rapidamente e spesso. So instead of doing this, invece di fare questo, I look at it like this. E io lo vedo secondo questo sistema. So this system is more effective because it allows you to always have your product in a tangible place. E quindi questo sistema è più efficace perché ti permette di far sì che il prodotto sia sempre molto concreto. You always have a version of what you're building in some form, and you can just improve on it. Hai sempre una qualunque forma del progetto su cui stai lavorando, poi puoi elaborare. So, sure. Oh, I should stop going like this. No, I'm just kidding. Do you think it could be my phone? Maybe that helps. Yeah? No problem. So the way I've labeled the stages of this iterative approach. Are discovery, schematics, and execution. E questi termini, appunto, la scoperta, gli schemi, la schematica e poi l'esecuzione. Everyone has their own terms for what these three stages are. Tutti hanno definizioni diverse per queste varie fasi. This is how I've defined them. Però io li ho definiti in questo modo. So ideally, you'd want to be able to take this process a number of times through a project. E quindi idealmente sarebbe utile seguire questo procedimento più volte all'interno dello stesso progetto. So whether it's a technical prototype, client alpha, client beta, final, you're always building the same project again and again. Quindi che sia un prototipo tecnico, che sia abbia un cliente A anziché B e così via, l'idea è di seguire sempre questo schema a ripetizione. And this system works for individual tasks too. It doesn't have to be for the whole project alone. E questo schema funziona anche per le singole componenti all'interno del progetto, non è solo per il progetto nella sua interezza. So sometimes you discover something new, you have to do research on, say, even a small section of a website. Quindi a volte, che ne so, si scopre qualcosa di nuovo e devi fare un lavoro specifico su un aspetto specifico. Even through that small task, you can go through discovery, schematics, and execution. E devi fare varie ricerche. Insomma, tramite questo procedimento puoi sempre fare la tua scoperta, tramite degli schemi e quindi aggiungere le esecuzioni. So, I put together a bunch of process examples. They might feel all over the place, but hopefully you can see some of our process and the work that I'll show. E quindi adesso voglio mostrarvi un po' di esempi di questo procedimento.
professionali, però credo che alla fine dell'insieme l'idea è stata chiara. Scusate, posso interrompere un attimo? Volevo chiedere, non ti è mai capitato di, ho visto che le tre ci sono tutte unidirezionali, cioè dalla scoperta vai allo schema all'esecuzione. Non ti è mai capitato che fermandoti allo schema dovresti ritornare alla scoperta? The process breaks, you've discovered something. Ogni volta che il procedimento si interrompe perché hai scoperto qualcosa. So then you just go through. Quindi si può tornare. So you can actually go back to the process. You start over. Si ricapa il programma. You could be doing schematics for something and then discover something new. You start over and then. It's more of a mental exercise than anything else. We have a process at Secret Location that's very complex, but it's successful. But this is basically what we're doing every single time. So, any other questions about that? Hopefully it'll make more sense as we go through. Every project starts with a project brief. We've all got that boring piece of paper. Chiaramente ogni progetto inizia con il briefing, insomma, con tutti quel pezzo di carta noioso all'inizio che bisogna analizzare. Now as producers you probably know this already, but our project briefs have a Ora, come produttori probabilmente siete già consapevoli di come funziona, però ecco, abbiamo in questa fase del briefing ecco le varie cose da considerare. Yeah, you have to define your target audience, the budget, the timeline, etc. But the most important part of our briefs is the story. Whether it's just a trailer online that you have access to, or an early script, or whether you can collaborate with the storyteller themselves, that's key. So now we'll go through some discovery examples. Brainstorming is obviously a discovery mechanism. At Secret Location, we embrace a flat structure when it comes to brainstorming. So no matter where you are in the company, we encourage everyone to participate. We send everyone the project brief and then ask them to come prepared to the brainstorm with ideas formulated. Just because we were finding the traditional way of brainstorming was too chaotic and you never really got anywhere. Orizzontale, diciamo, quante volte è capitato che magari un aiuto venisse da una persona da cui non ci si aspettava? Oh, all the time, yeah. Well, because it's so flat, people aren't protective that it's their idea. So by rewarding someone, you're saying, your idea was the best one, and we don't do that. Because that would only feed jealousy and people being protective of their ideas. In fact, we celebrate when two people have the same idea. Pizza and beers, yeah. So this is an example of a way that we've asked people to come to a brainstorm prepared.
So if we're able to structure what we want people to prepare beforehand, it just means everybody's on the same page. So typically, this is this would be what one person would bring to a brainstorm. It has the elements that they need to describe. It has imagery to help sell the idea. And if applicable, it has references to different properties that could inspire the idea. Now, what's great about this is if you have four people in a brainstorm, and each person brings three ideas, you already have 12 documents that you could bring to the client. Which was your question before, right? So typically, we try to think in terms of story, form, and function. And, forgot what I was going to say here. So if you break the ideas apart in these three pillars, it allows you to, well, first of all, let's say you always lead with story. And then form and function follow. Like I was saying in the last presentation, someone will say, I want an app. That's a function and a form. But if you don't know what story you're trying to tell, you don't know why you're building that app in the first place. So once everyone shares their ideas, you'll see similarities in some ideas, and we group them together. At that point, everyone's given stickers or sticky paper. And we vote. We decide what ideas have the most potential. And the key here is, in the first brainstorm, you never shoot down an idea. That comes later. So one advantage of thinking in terms of story, form, and function is that one idea may have a strong story but not very good form and function. Another idea might have great form but no story. So by separating these two, you allow the ideas to bleed together. So what will typically happen is someone will come with a great story idea, but the rest of their idea isn't really well formatted. Quindi può succedere appunto che uno giunge con un'idea che ha una storia ben strutturata, ottima, però manca appunto, abbiamo detto, nelle altre strutture. Then we can pull from the form and functional elements of other ideas in order to make that idea better. E quindi poi possiamo trarre elementi da altre idee che avevano una forma e una funzione ottimale e applicarle a quella che per esempio era la storia giusta. So in that situation, whose idea is it? It's everybody's idea. Quindi right? In una situazione come questa, no? Di chi è l'idea? In realtà è di tutti. Tutti hanno collaborato nelle varie forme. Quindi potete letteralmente una specie di archivio in cui vi diete i vostri
have an archive, or you can divide one part according to the story form and function, so it's easier than to pick from the different like archives? Well, everyone comes to the meeting with, I think I'm answering this correctly. Everyone comes to the meeting with three ideas that look like this. Spero che sto rispondendo nella maniera. Tutti arrivano nell'incontro con idee che hanno questo format che vedete qui. Once we've formulated an idea as a group, we'll revisit this and tweak the ideas accordingly. E poi una volta che vengono quelle loro idee strutturate in questa maniera, poi tendiamo poi a ricondividerle e poi a rivederle in tutti insieme. So typically as a group, and this depends on what your process with the client is, but typically as a group we try to pick the three top ideas that we're the most excited about. Ovviamente dipende anche poi dal cliente che si ha in quel momento, però fondamentalmente quando ci si riunisce con le varie idee si cerca di scegliere le tre idee migliori. And if you have time, this is where you sleep on it. E se hai tempo, questa è la fase in cui devi anche dormirci su. And then bring everybody back into the room the next day in order to finalize those ideas. E poi tornare il giorno dopo tutti insieme per concludere, no? Giungere ad una conclusione. And this is where my job as a creative director and everybody's job in the room is to actually be critical about the idea. E quella è la fase in cui io per primo in quanto direttore creativo, ma anche poi il compito degli altri, tutti presenti in stanza, è il momento in cui essere più critici per quanto riguarda l'idea proposta. And typically at that point one idea emerges as our favorite and we'll block it out together. E a quel punto, in maniera abbastanza spontanea, devo dire, in genere viene fuori l'idea che pare quella migliore comunque e si lavora su quello. But it's always a balance because too much detail at this point can also kill an idea. Però bisogna anche qui trovare l'equilibrio perché in questa fase avere troppi dettagli per un'idea può essere anche controproducente, può anche uccidere l'idea prima ancora di iniziare. Any other questions about brainstorming? Domande sul brainstorming? Chiedere una cosa. Per questo schema creativo. L'istinto che poi produce idee e le critica poi in un secondo tempo conviene che sia più omogeneo possibile o più eterogeneo possibile? In questo processo creativo, quando ci sono persone che propongono idee e in un secondo step diciamo le criticano, perché questo processo creativo dia il meglio, il successo? E conviene che le persone che partecipino siano eterogenee o omogenee, cioè abbiano una visione d'insieme comune oppure completamente diverse l'una dall'altra. More or less the same view or have different ways of viewing the project? Well, I think this is where my role as a creative director comes in. I really need to be able to make the tough decisions in steering the idea. E credo che è qui dove subentra il mio ruolo in quanto direttore creativo e devo essere anche in grado di dirigere un attimino dove è opportuno che l'idea vada But a finire. What makes my job tough is I don't ever want people to feel excited about idea and I just kill it. Però lì anche la difficoltà, non voglio che una persona si senta, no, entusiasta della propria idea e poi io lo calpesto, insomma, in quello che è la sua idea. So at that point the hierarchy really starts to show itself. Quindi a quel punto diciamo che subentra la gerarchia, oggettivamente. Does that answer your question? Risponde un po' alla tua domanda. So we'll go on to another form of discovery, which is story development. Allora, un'altra forma della scoperta è lo sviluppo della storia. There are a lot of writers and journalists in this room, so you're the people that we reach out to for this phase. In questa stanza, no, ci sono molti giornalisti, scrittori, quindi siete voi a cui noi ci rivolgiamo in questa fase. Especially if you're working with a television property, you want to be able to collaborate directly with a writer from that show. Soprattutto se stai lavorando su una proprietà televisiva, è opportuno lavorare con l'autore del programma. The next examples of discovery are technical and design research. E gli altri esempi della scoperta hanno a che fare con la ricerca tecnica e del design. So these
these examples are very visual because this is an example of design research. Chiaramente questi esempi adesso sono molto visivi, no? Perché vogliono andare a vedere proprio la ricerca visiva. But anyone with a design background knows that mood boards really are a great starting point for referencing tone. Però voi che avete esperienza appunto nel settore sapete che lavorare con questo tipo di format è fondamentale per poter procedere nella lavorazione. And typically, depending on the client, I give them three directions. E quindi dipendendo dal cliente tendo a dare tre diverse direzioni. Like, for example, light, medium and dark. Tipo partire proprio dalla light, medium and dark is as far colors, as tone, tone yeah. Quindi suggerire le varie tonalità che possono essere partendo dal chiaro, medio e scuro. Or take elements of the story and break it apart and decide which area of tone of their story you're going to explore. Oppure prendere vari elementi della storia, quindi spezzettare gli elementi della storia e andare a vedere quale elemento preferiscono evidenziare rispetto ad un altro. Yeah. Riguardo lo story development, se usate dei tool visivi per sviluppare la storia, e se può fare un esempio rispetto agli esempi che ha fatto stamattina di qual è la storia. Nel ragazzo con le mutande, per esempio, era chiaro, un ragazzo con le mutande all'appartamento dove un mese. Nel caso della caccia al tesoro, per esempio, qual è la storia? La vedete dal punto di vista dello user o è la storia dei personaggi della Lady Grace? Well, as far as using visuals go, we typically start on paper with the story. So it's a script or you know, a couple paragraphs that define what we're doing. Per quanto riguarda la strutturazione degli aspetti visivi, bisogna partire proprio dalla storia, fondamentalmente nella sua parte scritta, e quindi prendere anche quei pochi paragrafi, quelli che descrivono la storia, e partire da lì. This is the point too where you pull from references of other stories. So an example of how the edit might look, or an example of how emotional something might be. E quindi si parte dal presupposto di come si potrebbe poi giungere al montaggio, anziché quanto potrebbe toccare nel profondo anche, no, le emozioni una determinata storia. But typically the visuals are come in the schematic phase. Però gli aspetti visivi in genere vengono fuori da una fase più schematica. An example of surgery this morning. Oh, yeah, I mean, in the case of the guy at home in his underwear, we had to really start writing. We didn't know what was going to happen. Nel caso del tizio a casa in mutande, non avevamo la più pallida idea di che cosa poteva succedere. But we had to start breaking it down into ideas of what this guy could do to be entertaining for 25 days straight. Però abbiamo dovuto iniziare a mettere per iscritto che cosa poteva fare questo tizio nell'arco di 25 giorni che fosse interessante e che intrattenesse il pubblico. And it's much easier to just use, you know, paper and words instead of developing visuals for every single possibility. Ed è chiaramente molto più semplice in questo caso usare carta e penna e iniziare a buttare giù qualcosa per iscritto che non usare degli aspetti visivi. So in that instance, the document looked like he took a yoga class and he got his chest waxed and he got a tattoo. Quindi in questo caso, che ne so, il documento scritto risultava ha fatto un corso di yoga anziché si è depilato il petto, anziché si è tatuato qualcosa sulla pelle, insomma. And in the case of The Amazing Race, we got an episode outline from the television show. E per quanto riguarda The Amazing Race, ci è stato dato la struttura, così abbiamo chiesto della struttura del programma dalla broadcaster. So that was easier because we could just structure our online to their broadcast. E quello è stato più semplice perché abbiamo strutturato il nostro online sulla base del loro programma già sviluppato. Riguarda proprio, insomma, il personaggio, quell'immagine che ci ha fatto vedere suggeriva
come se il personaggio della storia fosse lo user, ma in realtà è il personaggio che noi vediamo e con il quale possiamo interagire dal punto di vista della pandemia. Whom we can interact with. Yeah, that's not the case for all the projects. Ma non è il caso per tutti i progetti. È così per questo, ma non per tutti i progetti. In the reason I used the hero's journey is because it's an archetype. E ho usato the hero's journey perché è un archetipo in realtà. And when you think of what you're trying to do, you can make an archetype of your story before you even start writing it. E quando stai in fase di progettazione puoi strutturare un archetipo prima ancora di iniziare a scrivere la storia. For example, you want someone to receive something from a friend. Per esempio, vuoi che qualcuno riceva qualcosa da un amico? Be given a challenge. E che venga sfidato. Try to solve that problem. E che provi a risolvere quel problema. And then share it to another friend. Allora, e poi si condivide con un altro amico. So if you know your ecosystem that you're working with, you can structure the way you want the story to go without knowing the story to begin with. Quindi se strutturi l'ecosistema in un certo modo, puoi anche iniziare a lavorare sulla storia senza poi ancora conoscere la storia su cui vuoi lavorare. And if you trust that structure, you can trust the story that you're writing to. E se ti fidi di quella struttura, ti potrai poi in ultima analisi fidare anche della storia che andrai a strutturare. Just like when George Lucas was writing Star Wars, he took the hero's journey and he's like, "Okay, Luke starts on Tatooine, he's got a comfortable home, etc., etc." Così ha fatto Lucas con Guerre Stellari, fondamentalmente ha seguito la struttura del Hero's Journey, è partito con Luke e da lì ha strutturato il tutto. But I'm not suggesting every online property is a hero's journey. Però non sto suggerendo che tutte le storie online siano, cioè si debbano rifare al Hero's Journey. Does that make sense? Ha senso? Yeah. So the next thing we typically do is a audit of the competition or an audit into technology in order to discover what will fail. Poi a quel punto si va a revisionare, a fare un audit della, di quello che si è messo insieme per vedere che cosa può avere successo e che cosa può fallire. So again, these are documents that can be both internal and external. E quindi questi sono di nuovo documenti che possono essere forniti sia internamente che esternamente. If the client says our competition is this person, this person, this person, or our inspiration is this, this, and this, we can audit those and then pass those along to the client. We did it yesterday where we had ideas that came to me and then I judge them according to plus, minus, and interesting. We do the same thing with the audits here. Come ho detto ieri, no? Come abbiamo fatto nel nostro workshop, quando ho valutato le cose più, meno, interessante, sostanzialmente, facciamo la stessa cosa anche qui. Quindi valutiamo, facciamo questa revisione delle idee, dei progetti, per poi to then submit them to the client. And you can share your thoughts with the client on da, how da poi condividere con il cliente in base a quelli che si ritengono le idee migliori, peggiori, che possono essere di successo anziché no. Because they may have given you a reference and they only like it because it's blue. Perché a volte il cliente ti dà la sua idea, un suo riferimento, gli piace semplicemente perché diciamo il colore blu ed è il suo colore preferito. But you don't discover how they actually feel about the property until you break down what's good and bad about it. Però non si riesce a capire fondamentalmente che la loro percezione della proprietà fino a quando non si suddivide la stessa nei vari elementi. So the next chunk of discovery that I'd like to share is called exploring the potential of user stories. E quindi l'altra parte della scoperta ha a che fare con l'esplorare il potenziale delle storie degli utenti. So this really helps you to break down the functionality of what you're trying to build when you think in terms of as a user I want to blank. E questo ti aiuta a capire la funzionalità poi del progetto quando pensi in termini come utente, io vorrei vedere questo. So if you're a visual thinker, you might want to do this on paper. E quindi se tendi a voler, no, a lavorare per immagini, probabilmente vorrei vederlo su carta. And now we get into the schematics. E poi ci sono le schematiche, insomma lo schema.
So information architecture and wireframing is an important part. E quindi una parte importante è il wireframing e l'information, quindi la, lo usate? Everyone's familiar with this. Yeah, this lo stage. Usate. Ok, siete tutti, conoscete questa fase? So I mean site maps, yeah, wireframing, that kind of thing. The problem that I found with wireframes is that the client doesn't take them seriously. Il problema che ho riscontrato io è che nel caso dei wireframes il cliente non li prende seriamente. You prepare a 70-page document breaking down every single interaction. Prepari un documento di 70 pagine dove prepari ogni singola interazione. And the client looks at it and goes, yeah, okay, good. E il cliente si dà un'occhiata rapida, così veloce, e dice, sì, ok, ottima idea, va bene. So these 70 pages are the way that you try to imagine all the possible cases on that specific story. Yeah, now it's becoming a system instead of a story. It's actually like an experience. Sì, adesso la storia sta diventando un vero e proprio sistema, è più un'esperienza, quindi la storia diventa sistema. So you break down every single possibility, every single page, every single error message that the user could get. E quindi si deve frazionare la storia nelle varie sezioni, quindi nelle varie pagine, nei vari errori che potrebbero venire fuori, frazionarlo. Yeah. So it could be for one document just for the website, for the desktop, one document for the mobile. Quindi potrebbe essere un documento per il desktop, uno per il cellulare. But the problem is the client just goes, yeah, okay. Ma il problema è che il cliente gli dà un'occhiata e dice, ok, insomma, non si va in dettaglio. So it's useless, basically. It's important internally, but not to present to the client. It is. It's important to present to the client if they took it seriously so that you could say, they could say, yes, this is what I want, or this is what I'm expecting. È importante presentarlo al cliente, sarebbe altrettanto utile che il cliente però poi avesse quel feedback che dicesse sì, è questo che voglio, è questo che mi aspettavo. And you've probably all experienced this. These documents are just far too technical for people to imagine anything coming at them. Vi ci sarete trovati anche voi, insomma, questi documenti sono talmente troppo tecnici, fondamentalmente, che poi il cliente non riesce a cogliere l'importanza. Not to say that it's boring. I love this stuff. Non è per niente noioso, anzi, io amo questa parte della struttura. So, the difference is you go into diagrams, and clients understand diagrams. They do understand. They do. E quindi la differenza adesso è che poi si entra nei diagrammi, negli schemi, e i clienti capiscono gli schemi. So block in simple visuals of the user flow. E quindi il user flow e quindi i vari blocchi collegati tra di loro. You can structure the way you're going to tell this story in different ways. E si può strutturare i vari modi in cui raccontare la storia. So in this case we had a project where there was a narrative setup that was linear. They had five possibilities and then one ending. E quindi in questo caso, per esempio, avevamo una storia che aveva una struttura lineare nella narrativa, che poi aveva cinque diverse ramificazioni, che terminava poi con una conclusione di nuovo lineare. Queste sono letteralmente slide che tu presenti al cliente per convincere. Yeah. To convince the clients. This was a diagram. To present your idea. So this is what you present directly to the clients. Yep. Sì. This is another form of diagram. This is the way a camera can move in a video game. Questo, per esempio, è un altro schema che si può presentare. Questo ha a che fare di come una telecamera si può muovere all'interno di un videogioco. So this is all to set up the expectation of what's going to happen in this video game. E quindi anche qui è per creare quell'aspettativa nel cliente di ciò che accadrà nel videogioco. So in this case we had basic camera movement, fixed camera position, whatever. Cose classiche, insomma, di come era posizionata la telecamera, sarebbe stata posizionata la telecamera. And now si muoveva. At this point everybody's on the same page of what to expect. E a questo punto siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda, fondamentalmente. This is an example of a user flow for The Amazing Race. E questo, per esempio, è un user flow che abbiamo usato per The Amazing Race. È pista di due che abbiamo visto prima. So
scusami? Was it the case study three? That's right. This is a part of our process that we invented. E questa è una parte del nostro procedimento che abbiamo inventato. I call them gray boards. Io li chiamo gray boards. It's to solve the problem that clients don't take wireframes seriously. E serve per risolvere quei problemi che subentrano quando i clienti non prendono i wireframes seriamente. So when you have the wireframes done, you can give them to a designer. Quindi quando finisci i wireframes li puoi dare a un designer. And they start blocking it in black and white and possibly one or two colors. E iniziano a riprodurli in bianco e grigio e eventualmente un altro paio di colori massimo. And the key here is to get the designer to block in everything. E qui la chiave del successo è far sì che il designer riesca a riprodurre praticamente ogni singolo elemento, tutto. And now the client can see everything in its fullest form and they can start imagining what it could be. Così il cliente può iniziare a visualizzare tutto nella forma più completa, può iniziare a immaginare poi l'opera finale. And you haven't invested a huge amount of work in finalizing designs at this point when the client says, "Oh, I imagined it differently." E devo dire che è ottimo anche investire in questo, anche insomma, perché poi alla fine il cliente visualizzandolo dice, "Ok, adesso ho capito, riesce a vederlo." So these are just some examples of gray boards that I pulled. E qui sono insomma esempi di gray boards che abbiamo prodotto. This was an early gray board for the dance project. E questo è stato uno dei gray boards che abbiamo creato per il progetto relativo alla danza. This one was for a Mitsubishi project that we did. Questo era per un progetto per Mitsubishi che abbiamo fatto. And there are generally 40 or 50 gray boards to take you through a whole experience. E in genere si creano dai 40 ai 50 gray boards per rappresentare tutta l'esperienza nella completezza. Yeah, just another example. So, prototyping. Quindi, prototipi. Paper prototyping is always fun. È sempre divertente creare prototipi in cartacei. So in this case we were trying to figure out video game mechanics. So we did everything with paper and Rubik's cubes and that. E quindi kind of qui stavamo cercando di capire la meccanica del videogioco creando prototipi con fogli di carta e quindi è la parte divertente, diciamo. This is a motion test that we did before we went on set to shoot. We actually set up what we were going to shoot as much as we could in the studio beforehand. E questo è un esempio di quello che abbiamo fatto prima di girare effettivamente le riprese. Era una prova, diciamo, di ripresa prima di andare direttamente in studio. So by shooting this small piece of footage, we were able to encounter all the technical problems we would have encountered with the final footage. Quindi girando questa breve piccolissima ripresa, effettivamente ci ha dato la possibilità di valutare gli eventuali problemi che avremmo riscontrato al momento della ripresa totale. And on set it gave the talent a reference on how we wanted them to perform. E poi sul set questo già dava l'idea al talent di come avremmo voluto che si muovesse. So the point of prototyping is to fail fast and often. Il punto, cioè lo scopo del creare un prototipo è proprio quello di fallire presto e spesso. If something doesn't break in a prototype, I get nervous. Se qualcosa proprio non si spezza, non si rompe quando si crea il prototipo, io divento nervoso. Another example of schematics are UI or user interface or style boards. Un altro esempio degli schemi sono i storyboards o UI. So I always encourage my designers to work on a large document and create all of the elements of that property all at once. E quindi incoraggio sempre i miei designers di lavorare su un documento grande, insomma, e di mettere tutti gli elementi insieme. So then you can see relationships between elements and you can see the whole experience in one cohesive way. Così si può vedere proprio la relazione tra i rapporti tra i vari elementi e avere un quadro d'insieme fin da subito. Our designers provide toolkits like this to developers so that they can implement early designs, or sorry, designs early in the process. E i nostri sviluppatori forniscono ai designers degli strumenti di lavoro simili a questo, così possono procedere. And animatics and storyboards are
this is where we start fleshing out that story in detail. Poi le animatics, l'animazione. No, cos'è gli animatics? Aiutate. L'animazione. Animatic would be like this. L'animazione. Okay. So we had to figure out how to visualize a bunch of soldiers coming through a gate. So we were able to do it in a simple way like this. Dovevamo capire come visualizzare un gran numero, insomma, di soldati che entravano passavano per un cancello, e l'abbiamo fatto tramite questa visualizzazione. And now, without putting all the work into the final shot, the client can say, "Oh, I want it to be closer. Or I want the camera to move like this." E quindi, senza mettere poi tutto il lavoro nella ripresa finale, facendo questo tipo di lavoro, il cliente può dire effettivamente sì, lo voglio così, anziché cambiamo qualche cosa. I think. Whoops. So not. The animatics and the schematics don't always have to look pretty. This is something we made for our own site to bring on set with us. E chiaramente l'animazione e la schematica non devono avere necessariamente un bel aspetto. Noi abbiamo creato questo, l'abbiamo caricato anche sul nostro sito per dare un'idea, e questo è quello che abbiamo realizzato. And finally, execution. We're almost done. E infine l'esecuzione. Abbiamo quasi finito. Now I don't have any examples of execution to show you. Non ho esempi da mostrarvi per quanto riguarda l'esecuzione. But essentially, the process we take is we have an internal alpha. Però il procedimento che seguiamo è che abbiamo un alpha interno. What is alpha? Like we just call that from like there's a prototype. And then alpha, beta, final. Quindi version 2. Yeah. Ok, quindi partendo da un prototipo, la versione alfa sarebbe quella dopo il prototipo, no? Quindi il prototipo, And we show that internally, I critique it, we test it. Lo mostriamo kind of internamente, io faccio le mie critiche, insomma, eventualmente lo proviamo e così via. And then we show it to the client. Poi lo mostriamo al cliente, prendiamo il feedback. Then e poi c'è la seconda versione, la terza versione. To the client. Di nuovo al cliente. Questa, quando tu mostri adesso la versione alfa al cliente, ovviamente immagino che tu dica che è la versione alfa e aspetti il feedback. Yes. Questo lo puoi fare adesso perché diciamo l'azienda già un po' probabilmente con clienti con cui hai già lavorato, c'è un rapporto di fiducia reciproca. Quindi però all'inizio, prima che tu acquisisca quella fiducia dal cliente, ti capitava anche di andare a dire questa è una versione diciamo alfa, aspettiamo il nostro feedback e lo accettiamo volentieri, oppure andare direttamente alla versione finale? I think it's risky to go directly with the final version. Credo che sia rischioso andare con la versione finale. Of anything. You di have qualunque to keep, cosa. You have to keep the client. If you're going to work in this iterative process, one of the advantages is you have some version to show. Se vuoi lavorare in questo procedimento iterativo, l'idea è che devi avere una versione da mostrare. Anche quando ti presenti per la prima volta. So even when you show up for the very first time to a client, you would show a alpha version and not a final version. Oh, we'll show the prototype. No, addirittura mostriamo il prototipo, no? Diciamo, non è rischioso che poi. And isn't it risky? Totally. Assolutamente yeah. Sì. It's a conversation. You have to remind them that this is, for example, for Endgame, the first project that I showed, we had a script on what story we wanted to show, so we went and filmed it ourselves. Per esempio, nel caso di Endgame c'era una scena specifica su cui noi volevamo lavorare, uno script specifico, e quindi siamo andati e abbiamo girato anche noi su quella scena. So I played a character, my business partner played another character, quindi, it was terrible. Quindi praticamente io ho impersonificato un personaggio, il mio collega un altro e così via, abbiamo girato tra di noi la scena di cui eravamo interessati. But rather than getting stuck and having to wait for that final footage, we were able to build the whole thing out with that
terrible footage. Ma invece di aspettare che ci fosse la ripresa finale sostanzialmente, ci abbiamo pensato noi, anche se era così, no, un po' arrangiata, però avevamo qualcosa su cui lavorare. And that's where using things like plasticine or Lego or filming it yourself or doing it in black and white, it's forgiving to the client to say, oh, this is a rough version. Ed è in questa fase che il cliente tutto sommato perdona anche il fatto, gli sta anche bene il fatto che si usano i Lego anziché la plastichina, anziché una ripresa girata così in maniera arrangiata. O c'è uno sottotitolo e dei collaboratori che vengono chiamati per le determinate esigenze, e tu, in base alla tua esperienza, pensi che è meglio lavorare con un gruppo fisso o piuttosto avere contaminazioni dall'esterno? That's a great question, and I don't think there's one answer. Ottima domanda, non credo che ci sia neanche una sola risposta. We typically bring outside writing talent. Noi in genere portiamo, ci piace lavorare con talenti autori esterni. And from my creative team, I bring in specific talent depending on the tone of the project. E poi dalla mia squadra, dal mio gruppo di lavoro, porto i talenti specifici in base al progetto su cui stiamo lavorando. For example, if I had an in-house illustrator, I would see the same style come from them all the time. Perché, per esempio, se avessi un illustratore in-house, vedrei fondamentalmente sempre lo stesso modo di illustrare. But at the same time, it's important to get to know your team and be familiar with how each other work. Ed è... And which are the basic main figures within your team? Oh, okay. You never change or you work with? Producer. Produttore. Art director. Direttore artistico. Designer. Designer. Front end, back end. Front end, back end. And potentially mobile. E il mobile. Also an animator. E anche l'animatore. And that's your magic team of seven, I think. E questo, diciamo, è la squadra ideale, di base. So what we've done as a company of 35 people now, we've encouraged people to work in teams and get familiar with that team and do as many projects together as possible. Quindi ciò che incoraggiamo come società composta da 35, no, persone, li incoraggiamo a lavorare in squadra, fondamentalmente a conoscere bene le componenti della propria squadra. Just because when we were a small company, there was a magic that happened between myself and the technical director and the producer, where we were all in it together, figuring it out. Perché quando eravamo nella nostra fase iniziale, quando eravamo in pochi, c'è stata quella fase in cui effettivamente è scattato proprio quell'intesa tra me, il direttore tecnico e il produttore. Insomma, c'era quell'intesa iniziale. Quindi lavorare in pochi, no, ha creato quella. Incoraggiamo questo poi di conoscere il gruppo. Yeah, that's something that we're always trying to figure out. So. Però è un sistema di lavoro che si cerca sempre, no, di capire come collaborare, come lavorare. So back to the client beta really quick. Quindi tornando alla presentazione al cliente dei vari progetti, delle varie fasi del progetto. You see a pattern here between internal alpha, client alpha, that kind of thing, where it's always review, regroup, revise. Vedete sempre che passando sia dalla alfa al beta, cliente eccetera, would you put that back on? Oh, sure. C'è sempre comunque uno schema di base stabile, che è quello del review, regroup, revise, del rivedere, del riraggruppare e del revisionare. And that should look familiar because it's about discovery, schematics and execution. E dovrebbe essere familiare perché riguarda proprio la scoperta, la schematica e l'esecuzione. And then you launch. E poi si lancia il prodotto. And then it breaks. E poi si rompe. Obviously there's a sales cycle and then a legacy cycle at the beginning and end of this process. E ovviamente all'inizio e alla fine del processo c'è proprio un ciclo che riguarda le vendite e un processo che riguarda il legacy. And
I grabbed some tips from one of our producers to share as well. E ho preso anche alcuni consigli da uno dei nostri produttori da condividere con voi. Define all the elements required. E bisogna definire tutti gli elementi richiesti. Questo, scusa, per la scrittura di un progetto, diciamo. Just for writing a project. Yeah, for producing a project. Nella produzione del progetto. Collaborate with the content producers. Quindi collaborare con i produttori del contenuto. Think ahead, obviously. Ovviamente bisogna sempre pensare prima. Accept change. Accettare i cambiamenti. And I know the producer that wrote this, and this is probably the most difficult for her. Conosco la produttrice che ha scritto questi punti e so che questo ovviamente era l'aspetto più difficile per lei da dover scrivere. And she said keep your coworkers close in the case of freelancing, keep your freelancers even closer. Ovvero tenere in stretta collaborazione i collaboratori e se ci sono anche liberi professionisti, tenerli ancora più stretti. Più vicini. This would be like keep your friends closer and your enemies closer. Yeah. Yeah. And finally, this is the one that I find interesting: double, if not triple, your estimates. E questo è un altro punto che trovo estremamente interessante. Ovviamente, raddoppiare se non triplicare your estimates. No, ciò che prevedi sarà il preventivo di spesa. So she in time or time money? And probably money. Time from and money, entrambi. She's basically saying when she asks a creative how long will it take, she doubles or triples that time. Nel suo caso, quando chiede al direttore creativo, al creativo, insomma, quanto tempo impiegherà, lei tende sempre a raddoppiare o triplicare il tempo che le viene detto, se gli dice a lei. Creatives and developers will always be optimistic. Perché i creativi, gli sviluppatori saranno sempre degli ottimisti. Oh, that'll take 1 hour, 2 hours. Ma che ci vuole? Un'ora, 2 ore, no? Non ci vuole niente. So this is a logical time to take a break if you'd like. Bene. I think everyone's fading, so. Facciamo una pausa. Yeah. Unless people have more questions about the process, I have a behind the scenes that we can do after lunch on. Se avete altre domande su questo, su quanto detto adesso, facciamole, perché poi cambiamo argomento. Perché poi nel pomeriggio cambiamo argomento, insomma. Ma io banalmente vorrei semplicemente chiedere qual è stato il problema più grosso che avete incontrato finora. Oh, I'm just curious to know what's the biggest problem you've ever had to basically solve. Figuring all this out, probably. Probabilmente cercare di capire tutto questo che vi ho detto oggi. Del workflow, il segmento più difficile da strutturare. I think for me we were constantly getting stuck because we didn't have enough information. Per me è capitato che venivamo sempre bloccati nella fase perché non avevamo abbastanza informazioni. Which is a big problem because it jeopardizes everything. Che è un problema enorme perché mette poi tutto a rischio fondamentalmente. But what we've tried to develop is a process where you never get stuck. Però quello che abbiamo cercato di strutturare è un processo, un procedimento dove è impossibile rimanere incastrati. Like for example, if you're waiting for photography from a client. Quindi per esempio, se si sta aspettando dal cliente la fotografia. You put in a picture of a soccer ball. Intanto metti la foto di un pallone di calcio. And then they see that in the prototype and they say, "Oh, it's not going to be a picture of a soccer ball." E poi loro lo vedono nel prototipo, il cliente lo vede nel prototipo e dice, "Ah no, ma non sarà un pallone di calcio." And then you're like, "Yeah, you need to give us that photo." E tu gli dici, "Beh sì, effettivamente ci devi dare la foto." So you like embarrass your clients? Well, no. But you make them think about all the moving parts of the piece. Li costringi a pensare, a riflettere su tutte le parti del puzzle. Whereas before we would just get stuck. We would say, "I can't do this because I don't have that photo." Mentre prima tendevamo a bloccarci nella fase di lavorazione perché dicevamo, "Oh, non ho la foto, non posso andare avanti." I think
The guy in the underwear was the guy tough. In the underwear. Because it was live. So, perché era vita vissuta. Before we launched, I was the guy at home in his underwear because we set all the cameras up in my home. Quindi prima di lanciare il tutto, io ero il tizio a casa in mutande perché in realtà si faceva a casa mia e stavamo preparando tutto. So I'm like sitting eating dinner and an advertising agency is watching me eat. E quindi io sono lì a casa, no? Che sto mangiando, sto facendo le cose e lì c'è l'agente pubblicitario che sta lì che mi guarda mangiare, no? And they're like, oh, what movie were you watching last night? E mi fanno, beh allora, che film guardavi ieri sera? Che film hai visto ieri sera? So that was difficult. Just from a life circumstance point. Era difficile ovviamente da un punto di vista proprio di vita vissuta. Ecco. But we could only prepare so much before we went live with this guy. We didn't know whether he would go crazy or not. Ma la parte difficile era che più di tanto non potevi preparare, no? Progettare prima di andare live dal vivo, perché poi non sapevi su questo qui se poteva impazzire, non sai, sapevi che cosa finiva col fare. Mediamente quanto dura la progettazione, diciamo, dalla fase ideativa alla prima presentazione, alla presentazione del progetto? How much time elapses? Between the two phases? How long does it take? Well, from the creative phase to the development, the key there is it's not a creative phase and then development. Everybody's going at the same time. So right from the start you have the developers and the creatives working together. E la chiave qui è che tutti lavorano allo stesso tempo in average. So a project could an average. Average large project is probably 3 months. Un progetto grosso può essere da 3 a 6 mesi. I mean, we've turned around projects in a month as well, but però è vero pure che siamo riusciti a concludere anche in un mese. But it really is all the team working at one time. Però è veramente tutta la squadra che lavora contemporaneamente.